Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro DragonArt22 e quest'oggi siamo tornati qui su Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 per proseguire la nostra campagna giocatore singolo. E noi partiamo subito. Chissà che ha trovato. Ah, una pacca sulla spalla è molto di conforto. Dunque, eccoci qua. Stai calmo, però, io non mi fido. Comunque, volevo dire, questa missione già il nome è tutto un programma. La Torre del Fuoco Infernale. Mamma mia, che nomi fantastici che troviamo nelle missioni. Porca miseria, scusa, ho colpito quello di morto. E poi ha un braccio mangiato e l'altro no, poverino. No, scusa. Stai calmo? Ok. Dunque io vorrei accelerare leggermente qui, perché non vorrei perderci troppo tempo a uccidere quattro zombie normali. Anche se muori non è un problema. No, tu stai fermo dove sei. Cosa? Cosa? Era posseduto quello zombie. Va bene. Andiamo avanti, va che è meglio. Una riunione di gruppo. Finita male però. Arrivederci a tutte e tre, visto? Non avete più di cosa preoccuparvi. Sette colpi di Colt li accetto volentieri. Ma mi devo aspettare. Un simpatico morto con la bomba. Un simpatico dinamitardo. Cosa è successo? È spuntato dal nulla. Dai, dai, fai boom. Non fai boom. Perché io sento rumori e non capisco se. Quasi che fa un boom. Ecco. Non ti puoi rialzare. Quella. Stai giù. Giù. Ok. Munizioni abbiamo raccolto, ma quantomeno una mappa della città. Vuoi passare da questa porta, santo cielo? Io non mi fido di voi. Tutti morti. Ehi! Non ci passi. Arrivederci. Qua ci vuole una bella. Raggiungi la stanza sicura. Sono più che sicuro di questo. Perché le munizioni poi scarseggiano. Non voleva sapere questo qua di andare giù, dai. Ha anche perso la testa. Granata. Bomba in bocca. Va bene, dai, meglio di niente. E voilà. Proseguiamo, proseguiamo. Esaminiamo questo complesso. Salve. No, no, no. Ma assolutamente no. Perfetto. Arrivederci, arrivederci, e poi arrivederci. Dovuto prendere la mira per bene. Dunque, io credo che devo andare lì sopra, ma non so perché, ne sono più che sicuro. Aggiungi il deposito carburante, ok. Che però non farmi spawnare 750 nemici. Stai buono, grazie. Allora, finché non mi vedono. Vediamo se in giro ci sono munizioni o robe. Cioè, niente, c'è un Nazi Gold. Ah, qua erano. Ma no, munizioni per il car. Te sei convinto che io qua in mezzo metta a usare il car?
Forse devo proprio farle esplodere quello. Ok, dai. Eh sì, mi dice di farle esplodere. Allora facciamo fare i botti. Sopravvivi all'assedio. Già sento. Libera la zona. Guarda, mi aspettavo di più un sopravvivi all'assedio sentendo la musica. Mica, ma lui no però. No. No, che poi cominciano a correre, ti prego. Con calma. Non prendo anche quello dietro, mi sa, vero o no? Santo Dio. Santo Dio, vero? Qua cominciano le male sofferenze. Infatti. Qua cominciano veramente le male sofferenze. Dai, buono tu. Buono. Buono. No, dai, mi è esploso qua davanti. Santo Dio, quanti ne ha fatti. Quanti schifo nei fabbricati di questi esseri. Ma sto giro. Perché è pieno? Pieno di zombie. Quindi giustamente te fabbricandoli me ne tiri contro 500. Ma vaffanculo, va, vaffanculo. Di nuovo mizzica, da dove mi fai ripartire? Dai però. Vabbè. No, dai, non ci voglio credere io. Da qui sotto devo rifarmi tutto. Ah, santo Dio. Vabbè. Vediamo come fare. Casomai metto un po' di esplosivi qua e là per la mappa. Prima di. Maria. Oggi è giornata di posseduti. Guardalo, guardalo, guardalo come si muove. Ok, si è calmato. Devo fare leggermente attenzione quando ammazzo i nemici, che poi li bago sui muri. Raggiungi il deposito carburante. Ora io direi prima di andare a sparare lì, no? Senti, a te ti perlustro il calcio. 7 colpi di Colt sono meglio di niente, oh. Adesso cosa ho fatto? Ma quello mi poteva servire allora. Oh, che strazio. Allora. Dunque. Mina a terra. Ne piazzerei una qua. Poi cosa abbiamo? Due mine in ciampo. Metterei. Quanto può andare il filo? No, eh sì. Quindi da qua. Scusa! Non me la piazza? Ma io non posso. Ma dai, ma sì, ma io lo zombie invisibile. Ma vaffanculo, va. Cioè, stiamo scherzando, veramente. I peggio bug sto vedendo oggi. Questo è il video dei bug. Sto scoprendo tutti i bug di Sniper Elite Nazi Zombie Army 2. Perfetto.
io non capisco, sei buggato? Sei buggato forse? Ho finito tutti i colpi, mi ha fatto sprecare tutti i colpi sto stronzo. Veramente, va. Adesso so come fare eventualmente a fermarlo. Dammi le mine in ciampo, va. Mettine una qua e una qua. Appena lo stronzo passa esplode, ho capito. Devo fare. No. Ok. Dai, me ne è esploso, dai. Lo zombie invisibile, veramente, mi trovo io. Poi ho detto, una mina a terra da mettere qua. Mina in ciampo, stavolta la mettiamo qui. Qua. Così ne prende... Perfetto. Più spazio. E poi, in caso proprio di quelli eccezionali, una bellissima dinamite da mettere lì. Però come sai che appena io sparo al barile scoppia tutto e praticamente perdo tutto quel, perdo quella mina in ciampo. Che io lo sapevo. Ok, un botto è stato fatto. Aspetta. Dovrei averlo distrutto quello. Eh sì, è andato giù. E meno male, direi anche. Diciamo che gli ho preparato una bella trappola. Però adesso mi tocca difendermi. Aspetta, ma io un po' di granate ce le ho. E se te le cominciassi a spammare lì in mezzo? Poi cosa avevo? Due colpi di Colt. Tutti su un nemico, ottimo. E 70 colpi di qua. Beh dai, ha funzionato abbastanza bene, direi, la mia tecnica. Granata lì di nuovo, dove l'ha tirata, un po' più storta, però vabbè. L'importante è ucciderli. Un'altra. Perché non ho più munizioni, se no io. Mi tocca andare di cecchino, il che mi fa... Me lo farà pesare. Giustamente questi erano tutti zombie per quello. Io li ho tolti tutti. Io l'ho tolto subito. Occhio dietro. Sicuro sarà. Non vedo. Ecco infatti. Ah, è uno proprio l'ultimo. No, no. Che è ultimo. Sì, però ancora non mi può capacitare lo zombie invisibile. Vabbè, meglio di niente. Almeno ce l'ho fatta. Punto di controllo. Raggiungi la sala d'emergenza. E guarda, spero di poterci arrivare. Qualsiasi cosa hanno questi è sempre meglio di niente, oh. Sono veramente nella cacca, se no. Forse il botto piglia anche l'altro. Ma che culo. No. Qua 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 qua. Bombe te. Bravissimo. Però. Corri. Ok. Sono svaniti. Però sento botti io ancora. Mi sa che devo andare di qua. Cretino, fai esplodere tutto così. Mandi tutto al malora, se no. Stai fermo, va. Come si va avanti? Di qua. Siamo sicuri? Forse sì. Sì.
No, dai. Bene. L'ho fatta la cazzata. L'ho fatta la cazzata, tanto. Vero? Sì, che l'abbiamo fatta. Adesso vediamo di rimediare, però. Vero è fare la cazzata, però se continuiamo, proprio mi faccio del male fisico io. Posso nascondermi qua dietro? Niente, perché lui mi piglia comunque. Però se ti sparo tutti i colpi nella tua testolina, alzati però in piedi perché là non regge più. Ok, mettiamoci qua e io ti aspetto. Non voglio sapere niente di uscire io, eh. Merda. Corri! Corri, corri, corri tanto. Ok, nascondiamoci qui. Dov'è? Eccolo là. Ah, giustamente ancora di andare giù. Non ne vuole sapere lui. Figuriamoci. Ok. Io ho una mina in champ. No, una mina a terra. Capire dove è arrivato? Ah, qua è. Dai, fermo a fare le stronzate adesso perché veramente io mi incazzo poi, eh. Qua. Lontano da tutto. Dov'è? Dai, fai veloce però. Ti giuro appena non esplode. Il problema è io. Dove mi devo andare a nascondere? Di qua. Aia! Aia! Mi spara. Sta sparando in modo cattivissimo. Infatti è cattivissimo lui, devo dire, devo essere sincero. Sono i nemici più cattivi del gioco. Ok, dai. È crollato anche lui. Anche te vai giù dopo un po', vero? Corriamo, va. Non è che questa prima parte è stata veramente lunga. Veramente, dai. Cosa? No, no, basta, io tiro dritto. Accelero, guarda. Mizzica, una parte così lunga non l'avevo mai vista. Beh, sicuramente sarà stato anche per il fatto di quelle volte che ho perso a causa di bug non naturali. Ovviamente un bug mica è naturale. Vicino è completo. Ecco qua, dai. Mizzica, ho raccolto un sacco di cose che avevo perso. Esci dalla sala d'emergenza. Eh sì, dai. Verrà un episodio leggermente più lungo, ma tanto non è un problema. Obiettivo completato. Ora? Fin dove è possibile vorrei sparare soltanto con la Colt. Tipo magari. Cioè, devo soltanto. Però io lo. Mamma mia, un altro assedio. Cosa succede? Non li vedo. Eccolo qua. Per il momento colto. Ma io ci posso entrare qui? Ma allora è bellissimo. Senti, facciamo una cosa però. Mettiamo questa qua. Dai, dai. Sulla torretta? Bellissimo, fargli fare i botti. Non posso girare di là. No, dai, non voglio sprecare la mina per uno solo. Infatti non è uno solo. Non so se mi conviene stare qui. Mettine una qua, va.
E penso che il botto lo faranno tutti. E fin dove è possibile. Due colpi me li sono sparati con questa. Dai. E fai esplodere l'altra mina inciampo qua. Non gira arrivato a un certo punto. Dai però. Dai, muoviti. Due per uno ho fatto. Via. Riusciamo a fare pulizia adesso. Assedio molto facile questo dovrà essere per noi. Ormai dico, l'esperienza l'ho presa nel sopravvivere agli assedi. Aspetta. Ok, basta sparare pochi colpi con questo e regalo certe uccisioni che sono belle da vedere anche. Ok, la colta è la migliore. Perfetto. Non ce ne dovrebbe essere. Scheletro, no, ne è rimasto uno ancora. Ok, ora non più. Un po' di smitragliata qua. Metta, ci vuole. Stai fermo tu. Ce n'è anche per te, non ti preoccupare. E qua voglio un'altra stanza sicura, quindi. E dopo che mi fai sparare così tanti colpi. Ok. Sento rumore dietro di me. Meglio che mi giro con questi 13 colpi che mi sono rimasti. Corri via. Ok. Ho imparato anche a schivare questi ogni tanto, dai. Potevo girarmi dall'altro lato, no? Il botto comunque gli è arrivato. Ad alcuni. Via, via. Beh, gira di qua e gira da questo lato, però. Corri! Ok. Me ne sta arrivando pure uno da dietro. Tu guarda. Allora si scopre che tipo qua dentro c'era un'altra MG42 scommessa, guarda. Io mi ci giocherò tutto, non so perché. No, dai. Mizzica, ma parecchi sono. Non so se mi basteranno i colpi di qua. Cioè, e io ho messo per un giocatore, figuretti. Se si fa in due, quanti schifo ce ne sono qua. Pieno diventerebbe. Ma non può essere a terra e poi si rialza in quel modo. L'episodio delle cose strane questo è. L'ho capito ormai io. Ok. Preso. Non dovrebbe essere rimasto più nessuno? Oh. No, dai. Dai che io non so dove cercarli questi. Tu guarda, c'hanno munizioni pure. Tre dov'è? Ok, mizzica al volo. Ho guardato e ho sparato. Un altro lì. Ok, preso. Sento rumori. Sento rumori. L'esercito di scheletri che prende dal... ha fatto alzare il passaggio qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Obiettivo compiuto, nuovo obiettivo. Raggiungi la sala d'emergenza. Va bene, dai. Tutto sommato è stato facile come assedio. Sì. Ti pare che mi fanno andare via tranquillamente? No. Muori. C'ero anche dietro. Bene che mi tocca ucciderli tutti. Questo sembra Hitler. Non c'è più. Il bello è che mi deve far uccidere tutti, penso, per poter entrare nella stanza sicura.
Cosa cazzo? Va bene, dai, ha rotto la stanza sicura, giustamente. Ma dai, era ovvio. Ridono, ridono. Cosa ridi a fare? Granate, via, dobbiamo togliere, dobbiamo fare una pulizia immonda qua. Mizzica proiettile che mi ha sparato. Ah, a me era rimasto un colpo solo, tra l'altro. Beh, dai, altre granate. Dove l'ha tirata? Ok, adesso l'ho tirata dove volevo io, penso. Ho colpito qualcuno sicuro. Ok, ma è giusto. Ma figurarsi se quello lì moriva, dai. Ma figurarsi. Ah, non si può stare mai tranquilli in questo gioco. Deve esserci sempre qualcuno che rompe. E in questo caso Vera ha rotto. Dai, vediamo di ferirlo abbastanza perché vorrei farlo esplodere subito. Mi ha già fatto perdere troppo tempo. Ha perso troppo tempo a prendere i ciccioni io. Lo vedo ancora che cammina bello spensierato. Dunque, onde evitare di far esplodere la mina che c'è qua perché non vorrei morirci. Perfetto, lo togliamo di mezzo prima. No, 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 posso raccogliere la mina? No. E niente, rimarrà là. Mina preventiva, meglio di niente. Oh, aspetta, c'è un Nazi Gold oro della vita. Meglio di niente, va. Nel primo ne ho presi molti di più. Sono sincero. Te l'immagini la stanza sicura è esplosa completamente, non c'è più. Tanto guarda, si è colorato di rosso, con una faccia. Quanto cattiva questa faccia, dai. Va bene. Ah, meno male. Per un attimo ero convinto che non ci fossero munizioni. Sono entrato e non vedevo niente. Ok, dai, almeno ci siamo pacchi di tutto. Ok. No. Oh, dammi il mio. Ok, no, no, quello non lo voglio. Perfetto. Dunque, io direi che ci possiamo fermare qui per questo episodio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento. Condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.